quando in una trasmissione cerca di dare le informazioni ai cittadini, perché il valoroso esponente che ha rubato 49 milioni all'Italia quando fa 200 tweet al giorno, che fa il dialogo, che fa? Non parla da solo. E quando ci informa della cena, del menù, delle pippe di tutti i tipi, che fa? Fa il dialogo. Le riconfermo che sono pronto a un dibattito pubblico, purché in diretta televisiva e senza rete. Così lì facciamo il dialogo. Ma su tutto quello che si vuole. Su tutto, non solo sulla sanità campana. Facciamo un dialogo anche su quella lombarda. E poi su quella piemontese e poi su quella del Veneto. Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l'ultimo che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce, ma ho avuto l'impressione che fosse un po' esaltato, dava numeri all'otto. Ci sono personaggi che noi in genere ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico. Non ne parliamo oggi semplicemente per non fare pubblicità gratuita. Non voglio fare pubblicità. Buonasera. A certi programmette di infimo ordine. Va bene. Buonasera, niente nomi, niente cognomi. Perfetto. Senta, dico solo che ci sono certi conduttori televisivi che la domanda la domenica sera appaiono in TV rovinando il giorno del Signore a quei pochi sparuti italiani che, poveri disgraziati, hanno il telecomando rotto dal tasto 1 al tasto 6 e dal tasto 8 al tasto 9. Sì. Va bene. Raccogliamoci in preghiera per questi poveri martiri. Ah, mamma mia. Ha una candela da accendere? No, quale candela? Non ce l'ho. Senta, abbiamo capito. Preghiamo affinché l'unico tasto funzionante diventi il 9. Ecco, quello. Uno di quei canali più belli del mondo. Guardi, questo è vero, tra l'altro lo dice. Tra l'altro, per chi volesse rivedere i miei monologhi, c'è D-Play. Perfetto, adesso va bene. Guarda, in diretta, accendiamo la candela. Mi ascolti. No, c'è gente senta... che soffre col telecomando rotto fisso sulla 7. Ma intendiamoci. Non... La 7 offre sempre programmi meravigliosi. Sì, infatti è una rete. Non mi perdo un Floris, un Gruber. Bravo. Un Mirta Berlino, un Mentana. Certo. Mi guardo pure la pubblicità. Bravo, basti bravo, dire che io ogni giorno alle 7.50 antimeridiane sono davanti al teleschermo a guardare il meteo di Sottocorona. Ah, quello che fa il meteo. Quello che dedica 5 minuti alle previsioni e 20 minuti alle foto di nuvole mandate dagli spettatori. È vero. Ma non voglio dilungarmi. Certo, voglio fare pubblicità. Esatto. Niente nomi. Bravo, te cognomi. Infatti non faccia pubblicità, esatto. Non è l'arena. No, aveva detto che non faceva pubblicità. Ma non scusa, è un'imboscata, no. Ma non è manco televisione. Ma ci sta. Non è cultura. Senta, avevamo capito. Senta. Non è nemmeno il sottoscala dello scantinato della toilette dell'informazione. Può non cominciare con Giletti? Ne ha già parlato fin qua. Quella sottospecie di Massimo Ciavarro del giornalismo, scritto all'albo degli alcolisti anonimi. Allora, non lo offenda, ma per quale favore. Ma quale è un dato di fatto? No, a lui no, gli ascolti non li misurano con l'auditel ma con l'etilometro. Senta, perché guardi, solo chi è in preda a deliri provocati dall'assunzione di vodka, Fernet Branca e Sambuca, senta, può spingersi a vomitare nel tubo catodico simili infamità sulla campana. Senta, ha sbagliato una grafica. Ma poi l'ho sentito con questo orecchio qua. Cosa? L'ho sentito con questo orecchio qua. Sì, ha sentito. Cosa? Sentito. Va bene, cosa ha sentito? Dinanzi a me, come ci siamo capiti, con questo orecchio qua. Basta, non faccia tutto. Vado avanti. Cosa ha sentito con queste tutte le volte? Beh, non è possibile. Faccio un discorso lineare, non è che... La prego. Allora, stava dicendo che ha sentito... Sì. Perché nel trio, quando Totò... con Peppino De Filippo e Giacomo Furia facevano la banda degli Onesti. Bene, e io ho sentito questo silenzio qua. Uno fa cosa, l'altra cosa, eppure io modestamente occupo una cosa nella società. Perfetto. Io facevo il portinaio, facevo il portiere, poi fanno i soldi falsi, ma poi ce lo andiamo a vedere. Era una mia idea, ma come? Certo, tutte idee sue. Va bene, eccolo lì. Perfetto, senta. Stava dicendo.